Carissimi amici della bilancia, buongiorno. Siete rimasti soltanto voi, andiamo a vedere il vostro segno per i prossimi 10 giorni. Che cosa accadrà? Abbiamo deciso di fare l'oroscopo in questo modo per una questione di tempo, come ho già spiegato dall'oracolo, e quindi vediamo un po' cosa accadrà a voi della bilancia. Le carte stamattina non vogliono mescolarsi. Allora, la bilancia per i prossimi 10 giorni, cosa accadrà e cosa dobbiamo sapere? 10, 12 giorni chiaramente. Questo video non ha tempo, quindi vale dal momento che lo guardate. Allora, c'è una collaborazione su situazioni di un passato, di un recente passato, dove ci sono stati degli inganni, delle bugie, con una persona che è rimasta da sola nelle proprie difficoltà. Potreste essere voi, come potrebbe essere la persona di vostro interesse, e c'è una situazione non ancora stabilizzata che comunque può portare a realizzare degli obiettivi e ad andare verso un'abbondanza nonostante le difficoltà che ci possono essere. Andiamo a vedere questo 3 di bastoni. Quale altra informazione vuole dare al segno della bilancia per i prossimi 10-12 giorni? È una solidarietà, una collaborazione nel riportare a casa, nella coppia, armonia, solidarietà, insomma un ricominciare, un qualcosa che si doveva fare, si doveva fare comunque sia da diverso tempo, ok? Nonostante si ha paura, ci sono delle mancanze di chiarezza, c'è una certa inquietudine per voi della bilancia a livello amoroso, ci sono degli accordi da prendere, perché comunque c'è un amore non stabile che chiaramente si sta vivendo. Allora, vediamo cosa dire di più. Qualcuno di voi potrebbe traslocare, potrebbe spostarsi. Cambiare casa, cambiare abitazione. Sei di coppe, quale altra informazione vuole dare al segno della bilancia per i prossimi 10 giorni? In un passato, recente passato, ci sono state delle difficoltà, c'è stata una chiusura anche con qualcuno, un allontanamento per queste difficoltà, per questi conflitti. Cosa dirvi più? C'è stato un momento comunque di solitudine, un momento dove si è cercati di stare comunque isolati. Qualcuno può essere anche che abbia viaggiato, che deve viaggiare, deve fare uno spostamento in questi 10 giorni. C'è ancora un dolore presente, c'è della gelosia. Allora, probabilmente perché c'è un inganno, un tradimento, delle menzogne che vengono comunque raccontate. 10 di spade rovesciato, quale altra informazione vuole dare al segno della bilancia per i prossimi 10 giorni?
Queste menzogne e queste bugie portano ad avere un blocco emotivo su una persona in particolare, potreste essere voi come l'altra persona, comunque riguarda la coppia. Per alcuni c'è una terza persona, per altri è un blocco emotivo proprio perché nella coppia ci può essere anche un tradimento. Bisogna lasciare alle spalle le difficoltà e cercare comunque di cambiare, di andare avanti, cercare di prefiggersi degli obiettivi per poter proseguire. Ci sono comunque delle novità in merito. 8 di denari rovesciato. Quale altra informazione vuole dare al segno della bilancia in questi 10 giorni, per i prossimi 10 giorni? Qui ci troviamo una donna o un'energia femminile che può essere lui, lei, insoddisfatta, ripeto, potreste essere voi come potrebbe essere l'altra persona. Insoddisfatta, sa perfettamente che deve prendere comunque una decisione, è tanto, tanto arrabbiata con l'energia maschile. Diciamo che c'è, ecco, una crisi nella coppia. Andiamo a vedere questo 6 di denari rovesciato. Quale altra informazione vuole dare al segno della bilancia per i prossimi 10-12 giorni? Allora, la situazione o le situazioni non sono ancora stabilizzate. C'è un disequilibrio, c'è una persona, una terza persona che si mette in mezzo, oppure si aspettano delle novità che non arrivano. Si riflette tantissimo dietro questa destabilizzazione che c'è, questo blocco che comunque si è andato a creare su quelli che sono dei progetti, su quelle che sono un continuare, dover andare avanti, dover portare avanti dei progetti. Abbiamo anche l'energia maschile in crisi, l'energia maschile che deve chiudere comunque sia un ciclo. Allora, andiamo a chiedere ulteriori informazioni per il segno della bilancia per i prossimi 10 giorni. Allora, andiamo a vedere qui il dover riportare l'armonia collaborando, il dover prendere comunque sia degli accordi e come vi ho detto per qualcuno rappresenta comunque anche un trasloco. Andiamo a vedere per quale motivo. Ci sono delle difficoltà, ci sono delle situazioni che comunque sia non vanno, possono emergere delle novità dove mancano di chiarezza, c'è qualcosa di comunque poco chiaro. Ci può essere anche un qualcuno che si mette in mezzo che crea comunque la difficoltà. Allora, andiamo a vedere queste difficoltà di questo passato, recente passato, che emergono e che hanno portato per alcuni di voi a chiudere una situazione o che hanno portato a una separazione. C'è comunque una rottura in corso. Una rottura o una chiusura di una situazione. Troppa leggerezza, troppa immaturità nel gestire le cose, infatti c'è tanta insoddisfazione.
Potreste essere voi a provare questo oppure l'altra persona. Questa cosa potrebbe andare anche avanti per un bel po' di tempo. Le carte consiglierebbero lì dove ancora non si è chiusi di dover chiudere, di dover provare comunque l'allontanamento perché ci sono troppe situazioni che non vanno. E ci sono proprio dei tradimenti, delle bugie, degli inganni che portano comunque sia a un blocco emotivo, o per lui o per lei. Vediamo per quale motivo ci sono questi tradimenti, menzogne, bugie. C'è infatti una situazione bloccata perché ci sono degli inganni, dei tradimenti, delle bugie, un non parlar chiaro. C'è qualcuno che vuole delle gratificazioni, qualcuno che vuole almeno realizzare un minimo. E abbiamo qui la donna del cuore molto battagliera. E poi nella coppia, in linea generica, c'è comunque questa crisi, non c'è verità. Abbiamo nella coppia l'energia femminile che chiaramente è insoddisfatta del tipo di rapporto, deve prendere una decisione. Vediamo per quale motivo, quindi ripeto, potete essere voi come potrebbe essere l'altra persona. Vediamo questa insoddisfazione e questa decisione da dover prendere. Purtroppo non c'è una situazione chiusa, definita, stabilizzata, non ancora. Si deve uscire da quelle situazioni stagnanti per dare una svolta chiaramente alla situazione, per togliere via questa insoddisfazione. C'è una situazione che deve essere ancora chiarita. Io vi dico che ci possono essere delle comunicazioni che possono portare dei miglioramenti in qualsiasi ambito. Ma dopo che questa insoddisfazione fa arrabbiare, porta a quel minimo di crisi. Le comunicazioni possono anche essere il chiudere con una determinata situazione, il cercare di prendere perché ci sono delle novità, ripeto, qua di nuovo c'è un'insoddisfazione, mancanza di chiarezza, destabilizzazione. Quindi il decidere eventualmente di chiudere la comunicazione è quello di dire chiudiamo una determinata storia. E si va avanti, insomma, per un qualcosa di meglio, di migliore. E ecco qual è la decisione netta da dover prendere. Si tratta di una chiusura. Vediamo perché si riflette tantissimo in merito a questa destabilizzazione che c'è e a questa situazione non ancora stabilizzata. Si vuole ottenere un trionfo da ottenere con la massima riflessione, cercando proprio di valutare bene la situazione in tutti i suoi lati e cercare comunque poi di allontanarsi da quelle che sono le difficoltà per andare verso un qualcosa comunque di positivo, novità positive, situazioni buone, positive. E qui abbiamo comunque sempre però questo blocco emotivo, un blocco emotivo che è come se non vi facesse fare quel passo in più. Andiamo a vedere per il segno della bilancia qual è la chiusura di questi 10 giorni, come verranno conclusi questi 10-12 giorni. Per il segno della bilancia. Abbiamo la persona innamorata, lui o lei, in questo caso mi parla di energia maschile, dove ha
delle mancanze di chiarezza, dove cerca di non cambiare la situazione perché purtroppo la situazione non può essere cambiata e deve andare avanti così. E che ha una crisi, non sa che fare per raggiungere il suo trionfo, non sa assolutamente che fare. Andiamo a vedere perché questa energia maschile ha delle mancanze di chiarezza su una situazione che purtroppo non si può fare nulla, deve procedere, deve andare avanti in questo modo. Allora, ci sono delle difficoltà e questa energia maschile, lui/lei, deve riportare l'equilibrio, l'armonia in famiglia, dare un decoro, ecco, se vogliamo chiamarlo, insomma, così, in questo modo. Però purtroppo è un qualcosa che non si conclude perché ci sono degli impedimenti, ci sono degli blocchi, non ce la fa a riportare l'armonia in famiglia. Più che altro ci potrebbe essere una rottura, un allontanamento, una separazione anche netta per alcuni di voi, cioè piuttosto si va verso questa situazione, non si riesce a riportare l'armonia, cioè è proprio bloccato, bloccato in qualcosa, o perché non vuole, o perché le difficoltà sono tante, o perché le menzogne sono tante, ok? Ed è una situazione per lui di crisi, cioè si devono prendere degli accordi, si deve cercare di andare incontro a un qualcosa per accordarsi, ma c'è sempre comunque quella terza persona di mezzo che chiaramente non permette al maschile, in questo caso lui lei, non permette di poter proseguire e andare avanti. Bene, questo è quanto sì, per quanto riguarda voi per la bilancia. Abbiamo concluso con gli oroscopi. Io vi ringrazio, noi ci sentiamo presto. Un bacio, un abbraccio.